sia una regola, perché un progetto poi viene portato avanti o no. Cioè, un progetto può, se vogliamo, l'unica regola è che quando lo esamino con le persone che lavorano con me, insomma, questo progetto deve portare un'emozione o accendere un interesse, o insomma, comunque fa scattare qualcosa. Può semplicemente essere, appunto, il divertimento di leggere una storia che quindi si immagina possa essere un film piacevole, quindi diciamo anche con poco impegno. Spesso invece è il tema del film un po' a guidarci nelle scelte, spesso è il percorso che facciamo insieme a un regista, che secondo me è un valore, perché continuare a lavorare con un regista significa accompagnarlo in un percorso che può avere le sue curve, ma che comunque è interessante secondo me fare insieme. Quindi, insomma, le motivazioni in realtà sono più di una. Esiste un posto a Roma che si chiama Fandango Incontro, che è all'interno di un palazzo, appunto Palazzo Incontro, della provincia di Roma. E in realtà il progetto era partito a pochi metri da lì, in Piazza di Pietra, con un luogo che si chiamava Caffè Fandango, ma Fandango Incontro essenzialmente è una libreria con una parte curata da Settembrini, dedicata alla ristorazione, e degli spazi museali nei piani alti, e una caffetteria che è un posto molto bello dove si possono presentare libri, discutere, fare incontri, ed è un luogo che secondo me, cioè, mi fa piacere che esista, e dove cerchiamo di far succedere delle cose, di creare dei momenti di interesse. Pensavo poi che fosse anche semplice, che questa potesse essere un'esperienza anche da moltiplicare senza tanta poi fatica anche in altri luoghi. Invece mi accorgo che tutto è difficile, e anche un posto come questo, insomma, va seguito. Quindi, però penso che, insomma, penso ce ne sia bisogno di avere di voi. Questo è uno di quelli. Per esempio, il nostro paese deve assolutamente, secondo me, uscire da, e forse ci sta uscendo, forse, insomma, perlomeno qualche segnale mi sembra di vederlo, ma deve assolutamente uscire da questa polarizzazione che accade ogni volta su qualunque argomento, su qualunque questione. Cioè, spessissimo chi esprime il proprio pensiero riguardo una qualunque questione lo fa in contrapposizione, lo fa per schieramento. Invece, insomma, cominciare ad ascoltare e cominciare a crearsi una propria opinione delle cose, al di là appunto di questa divisione molto manichea, tra, non soltanto da parte poi di chi appunto parla, tra ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è bene, ciò che è male, ma anche proprio una divisione così netta in questo paese tra chi difende una posizione e chi la di conseguenza attacca. Penso che cominciare, insomma, a elaborare e a farsi un'opinione propria sia un bel punto di partenza. Grazie. Grazie a voi.